Può sembrare strano che la storia del mulattiere di Taormina con Lady Chatterley l'abbia pubblicata in esclusiva sul settimanale Oggi, dopo essere stato per 20 anni redattore inviato del settimanale Gente. Ma una storia così piccante sembrava poco adatta a quello che era allora considerato il settimanale della famiglia italiana.